Ciao, sono tornata con un nuovo video e in questo video vi voglio far mostrare gli acquisti che ho effettuato alla fiera dell'estetica Estate World a Milano. È una fiera che praticamente c'è stata il 22, 23, 24 ottobre e è molto piccola, è sempre un po' sponsorizzata da Cosmoprof, è molto piccola rispetto al Cosmoprof, però qualcosina si trova. Quindi a questo punto inizierei subito. Allora, da una bancarella che vendeva di tutto un po', sia cose per le setiste che per onicotecniche, cose varie. Ho preso soltanto questo olio di argan. La confezione è da 500 ml, è un olio di argan che io utilizzo principalmente sotto la doccia. Forse ve l'avevo già raccontato, io utilizzo degli oli sotto la doccia per non dover poi dopo mettere una crema. E quindi ho preso questo. E questo l'ho pagato 5 euro, pochissimo. Poi c'era la mia attenzione, è stata attirata da questa bancarella che vendeva olio di argan. Io sono una fan sfegatata dell'olio di argan e praticamente l'avevo finito perché l'utilizzo soprattutto da mettere sui capelli una volta che li ho lavati e mi facilita molto l'asciugatura e la stiratura del capello. Allora sono andata a dare un'occhiata. Negozietto, perché è proprio un negozietto, in questione è questo. Ed è sono dei produttori, se non ricordo male, di Ostuni, sì. Questo signore mi raccontava che praticamente loro vanno direttamente in Marocco a prendere l'olio e infatti avevano anche l'olio imbottigliato direttamente dal Marocco, che è questo. Più, vabbè, varie bottiglie più grandi sempre di olio e altri invece prodotti che praticamente creavano loro sempre con quest'olio che andavano a prendere. Allora, ho comprato. Ho preso l'olio di argan, quello appunto da utilizzare per i capelli, che è questo. E questo sono 100 ml di prodotto, olio di argan puro 100%, spremitura a freddo ed agricoltura biologica. Questo in fiera, allora 100 ml, se lo si compra sul sito, che ve lo lascio giù nell'info box nel caso, costa 27 euro. Invece in fiera l'ho pagato 15 euro. E questo signore mi diceva che loro saranno anche alla fiera dell'artigianato, quella che ci sarà a inizio dicembre, sempre qui a Milano, e sarà nel reparto Calabria, se non sbaglio. BR dovrebbe essere Calabria. Sì. E ci sarà, però chiaramente non avrà, mi ha detto che praticamente non ci saranno gli stessi prezzi. Poi, se sarà vero oppure no, questo non è dato sapersi. E poi infine ho preso sacco di roba. Ho preso lo shampoo che ho voluto provare e il bagno doccia. Questi qua invece sono i prodotti che producono loro aggiungendo appunto l'olio. Il profumo è buonissimo di questi e questo chiaramente non sa di niente perché è olio puro, quindi niente. Allora, l'ho pagato. Allora, prendendolo sul sito costa 12 euro e io in fiera li ho pagati 7 euro. Bene, questo è quanto per l'olio d'argan. L'olio d'argan abbiamo finito proprio del tutto. Poi, principalmente sono andata alla fiera perché cercavo praticamente un prodotto che avevo comprato l'anno scorso sempre in fiera e che mi ero innamorata alla follia, no? Sono stata stupida, però non potevo saperlo. Ne ho comprato solo una confezione, poi mi sono trovata talmente tanto bene
e non è stato neanche facile trovarlo su internet perché non capivo. E allora sono tornata in fiera e ho detto vabbè, sul ritorno, sperando di trovarli così almeno. La marca in questione è questa. Wow Effect. E il prodotto in questione non è altro che un detergente struccante tonificante. Praticamente è uno struccante gel che toglie la qualunque. Ed è... Sì, faccio la confessione se riesco. Confezionati benissimo ed è questo in questione, che ha la pompettina, l'erogatore è fatto così e, beh, e niente, e praticamente a me piace tantissimo perché toglie veramente tutto, anche il waterproof, perché io ho provato, dopo che avevo finito questo ho detto vabbè, cerco un altro simile, avevo provato quello di Esselunga, che è sempre gel, ma non è così. Questo è veramente miracoloso, secondo me è spettacolare. E allora poi, tanto che ero lì, che la ragazza poi ci ha pure riconosciuto, gli ho detto che ero andata alla fiera soprattutto per quello, no? E allora lei mi ha detto, ah, tra l'altro ne ho presi due, perché si sa mai. E in fiera mi pare sopra di quanto pagati e lei praticamente mi ha dato il sito. Mi ha dato il bigliettino da visita che non so dove l'ho messo. Sì, mi ha dato il sito adesso e spero di farcela. Poi, tra l'altro, ci ha fatto provare un altro prodotto che questo è nuovo. È praticamente un drenante liquido, che è questo. Ed è praticamente una bevanda. Che sapeva, era il gusto di tè verde, non era male, e praticamente ti aiuta a drenare i liquidi, non era male anche quello. E poi vabbè, ci sono tanti diversi prodotti, c'è la linea viso. L'anno scorso mia mamma aveva fatto il trattamento lì da loro, gli aveva messo una maschera e poi la crema che poi aveva comprato. Ci sono un po' di prodottini carini, secondo me. Questo qua vi consiglio di andare a dargli un'occhiata. Ah, e poi in più è stata così carina che ci ha regalato una crema notte giorno. Vediamo se riesco a scoprirla. Rimodellante intensiva giorno, snellente intensiva notte, che è questa cremina qui. E praticamente a quanto pare si può acquistare in farmacia queste porta questo astuccio in farmacia per ottenere 5% di sconto, 5 euro di sconto. Ma è una crema, allora vediamo, leggiamo: rimodellante intensiva giorno, Body Dio e Re Giorno, emulsione rimodellante intensiva drenante, coadiuvante nel trattamento dei sintetismi della cellulite, snellente intensiva notte. Crema dermoattiva d'azione snellente intensiva, coadiuvante nel ridurre l'effetto a buccia d'arancia. Come sapete io le creme non è che sono tanto avvezza a metterle, ma lo proveremo. Se hanno lo stesso effetto di questa, io sono ufficialmente innamorata. Allora, e quindi questo ho finito. Adesso vi dico i prezzi. Cioè, il prezzo dell'unico prodotto che ho preso, fondamentalmente. Allora, praticamente questi li ho pagati 7 euro l'uno, quindi 14 euro. E non so dirvi quanto costano in realtà, però andate a dare un'occhiata sul sito così almeno siamo a posto. Poi, ultima cosa, penso, sì, ultima bancarella, dove praticamente l'ho svaligiata. Perché di semipermanenti quest'anno non c'era moltissimo. L'anno scorso c'era uno stand che era molto carino, che non mi ricordo neanche come si chiamava la marca, sinceramente. Però erano tutti in rosa, erano degli steward, delle hostess, era molto carino. E lì avevo comprato un po' di
semi permanenti, e allora arrivavano anche loro dalla zona dell'est, adesso non mi ricordo. E allora vabbè, sono andata in questo negozietto che è famoso, ma non mi ricordo come si chiama. Ah sì, Evershine si chiama. Anche questa è una marca che arriva dalla Polonia, che è la loro lingua. E allora, faccio vedere che cosa ho comprato. E qui ho comprato un po' di roba, così almeno sono a posto per un po' e non ci penso più. Allora, anzi no, è la penultima bancarella che ho fatto, perché poi ne ho fatto un'altra. Allora, aspettate che divido. Scusate se non l'ho fatto prima. Divido le due bancarelle, se no non ci capiamo niente. Ok, adesso ci sono. Allora, cominciamo da Evershine. Allora, Evershine ho comprato queste scatoline di si chiamano in italiano, Michela, in italiano. Di stagnole che servono per la rimozione appunto del semipermanente. Sono fatte così, semplicissime. E questo ho fatto praticamente la scorta e ne ho comprati 4 pacchi, ne contengono 100. E li ho pagati 7 euro, che tutto sommato non è tantissimo per questi prodotti. Poi ho preso questo per la pietra pomice. Ci vengono le parole. La pietra pomice per i piedi, appunto, l'ho pagata 4 euro, sempre lì da loro. Poi ho preso gli spingicuticole in legno, perché questi mi servono per un prodottino che vi farò vedere molto presto. Ho pagato 2 euro. Poi ho preso anche un pennellino, che avevano anche dei pennelli. Questo ho pagato 6 euro, sempre a sfumino. Poi ho preso due wafer. Sì, due wafer, che li ho pagati forse 1 euro l'uno, e poi ho preso un po' di lime. Lime le ho prese 100-100, poi ho preso queste qui che non mi ricordo che cosa sono, però sono di quelle che penso due, sono tutte uguali. Quindi queste qua sono quelle, saranno 80-100, penso. Genio del male, manco mi sono segnata il nome e il numero, fantastico. E poi ho preso un po' di smaltini. Allora, aspetta, vediamo che vi dico. Questo di questo, niente. E comunque, gli smalti c'erano il 3x2. E sinceramente non ricordo quanto li ho pagati, però non tantissimo. Erano tipo, aspettate, faccio mente locale, forse 7 euro l'uno e poi uno te lo regalavo, perché ho preso, c'erano le varie dimensioni, c'era da 6 e da 10. Io ho voluto prendere quelli da 6, che erano più piccoli, in modo che li provo, li finisco, perché ne ho talmente tanti che non riesco mai a finirli perché li prendo tutti grandi e vabbè. Quindi ho fatto praticamente, erano forse 14, forse li pagavi 3, no, non me lo ricordo, non riesco neanche a trovare lo scontrino, cavolo, mi spiace per questi, però comunque non costavano tanto, erano dei costi abbordabili, sperando che siano buoni, chi può dirlo. Allora, ne ho presi 9, qui 9. Ho preso questa linea, fatti in questo modo. Vediamo se c'è un nome. No. Vediamo se riesco a farvi vedere i colori senza far danni, possibilmente. Allora, aspettate un attimo. Allora, uno è questo.
Questo rosino carino. Effettivamente potevo magari fare degli swatch e poi mostrarveli. Vabbè, beh, se volete vederli meglio, poi ditemelo che faccio un video a parte. Poi ho preso questo, che è sempre un violetto. Sì, ma così effettivamente non si vede niente. Vabbè. Facciamo che li faccio vedere così velocemente, poi ne parleremo in un altro video. Meglio quando magari le avrò fatto qualche prova. Poi questo sul viola, però non si vede bene il colore, non rende. Poi c'era l'altra linea che era questa, fatta così. Sì, poi vai, facciamo così, ve li faccio vedere un'altra volta, così vi segnate magari anche i numerini, perché poi dico un'altra cosa. Poi questo che è praticamente rosso con i brillantini. Questo invece è color carne, perché mi mancava per fare tipo la French, anche se la odio la French. Almeno ho un colore apposta. Poi questo. Comunque sono tutti colori sul rosa, perché è vero che io me le faccio su di me, quindi ho sempre dei colori tipo quello che vi farò vedere a brevissimo, che non è questo. Questo è un altro brillantinato, però tipo mia mamma, una mia amica, così il loro colore è rosa, quindi ho cercato di accontentare soprattutto loro. E poi infine questo che è un nero con dei brillantini sul grigio. Vabbè, poi vi spiegherò, mi farò vedere meglio. Questo è quanto da Eversheim. Ah no, a proposito dei numeri che vi dicevo prima. C'era una ragazza che praticamente ci raccontava che è il loro distributore. Qui a Milano di Eversheim e praticamente via Lorenteggio 280/2, si chiama, il negozio si chiama Lady and Oscar e tratta praticamente i prodotti di Lady and Oscar, Lady Oscar, non lo so. L'ho già sentita, ma non ho mai provato niente. Poi Evershine, appunto, Diamonds Co Cosmetic, che se non ricordo male ha il packaging un po' tipo simile a quello di Crystal Nails. Mesauda, qualcosa provato. Sfera Nails, mai provato. E Calentin. E quindi sul sito. O in loco potete acquistare prodotti di appunto di Evershine, che secondo me sono molto validi, anche perché io questa volta non l'ho preso, però prendo sempre lo sgrassatore, che è ottimo, e poi quest'anno ho voluto provare anche l'acetone per rimuovere le semi permanenti, che quello non so dirvi ancora nulla. Nel caso poi vi lascio anche nell'info box il sito internet di questo. Ultimo, giuro, no. Che ultimo? Ah no, il pezzo forte lo lascio alla fine. Penultimo, io dico sempre ultimo, ma non è mai l'ultimo, perché non mi rendo conto più che altro di quello che compro. Sono passata da un'altra bancarella, un altro stand che è più carino da dire. E questo l'avevo già addocchiato al Cosmo Prof a Bologna, questa primavera, niente, sto facendo un danno, la primavera scorsa, e avevo comprato degli smalti e non erano stati malaccio, la marca si chiama Professional Michelle Nails ed è praticamente una marca che arriva, no, non mi ricordo dove, da Padova.
da Padova, e c'era la signora che è gentilissima, che anche l'altra volta avevo incontrato sempre lei, e che mi ha aiutato tantissimo, mi spiegava tutti, perché poi ti spiega proprio come fare, come applicare i prodotti, è molto, molto gentile. E da lei ho voluto, da questa bancarella, questo stand, che è più carino, ho voluto prendere dei prodottini. Allora, tanto per iniziare, ho preso un thermos, sempre per semipermanente, che non l'avevo mai provato. Semipermanente mai, gel sì. E questo va dal viola e si sposa sul fucsia. Poi ho preso un semipermanente effetto metallizzato, che è questo, che mi è piaciuto tantissimo, perché poi io avevo comprato Bordeaux. Ve lo faccio vedere la prossima volta, dai, perdiamo troppo tempo. È molto carino. E poi infine ho preso il cat eye, il cat eyes, mi pare che si chiami sì, cat eye, c'è scritto. E praticamente da marzo, quando è stato che sono andata al Cosmoprof, adesso è cambiata un'altra cosa. Praticamente l'altra volta avevo, da un'altra bancarella però l'avevo preso, sì, sto dicendo una cavolata. Ho provato a prendere questo effetto qui, che è molto carino, che è quello con la calamita, che tu metti il prodotto, poi passi la calamita, ti fa delle linee di un altro colore. E invece loro avevano praticamente il top coat, quindi non hai più bisogno di uno smalto che ti faccia questo effetto, ma te lo fa direttamente il top coat. Secondo me è anche meglio rispetto ad avere un colore che poi devi sempre usare quello. Invece questo è trasparente e poi dopo lo passi come vuoi. L'effetto è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Praticamente si mette sotto una base del colore che si vuole, sopra un altro colore, e poi mettendo il top coat e la calamita si riproduce questo effetto qui. Carino. Sì, esatto. Ha questo colore qui, no, diciamo una cavolata. È praticamente questo colore chiarissimo comunque. E quindi poi ti fa fare l'effetto che vuoi, sempre sull'argentato. Poi, per finire, da questo stand ho preso due polverine. Una è la polverina, quella dell'arcobaleno, quello che crea l'arcobaleno. Questa. E che queste sono... Quant'è? Non c'è scritto. Però era quello più grande, era quello un po' più valido. Vabbè, non riesco a trovarlo. E poi avevo preso questo, che dovrebbe essere l'effetto sirena, che proverò. Qua invece ho pagato, qua vi posso dire i prezzi. Qua praticamente gli smalti li ho pagati 8 euro, tranne uno che l'ho pagato 12, che non so dirvi quale. No, proprio no. E poi un accessorio. Ah, no, ho sbagliato, vedi. Ha scritto così, ma non è così. Questo l'ho pagato 12, sono sicura. Gli smalti li ho pagati 8, 8, 8. E questa polverina qua, 3. Ci siamo. Bene, poi per finire, stavolta giuro, sono passata da uno stand. Mi si sono illuminati, anche perché devo dirla tutta. Sono andata per prendere quei prodotti lì e poi cercavo questa cosa, speravo di trovarla, no? E infatti è stato così, fortunatamente. E praticamente da uno stand mi si sono illuminati gli occhi, perché ho trovato loro, i pennellini di cui tanto si parla ultimamente. E che non ho pagato neanche tanto, sinceramente, perché tutti questi pennellini, che ora vi mostro, li ho pagati soltanto 30 euro. Da Eversheim ce li avevano, ma costavano praticamente una fucilata e mezza. Infatti uno l'ho comprato da
da Evershine, perché ho detto, vabbè, uno lo provo, però potevi prendere soltanto uno, sinceramente. E poi, vabbè, ho trovato appunto questa bancarella che... Facciamo che è una bancarella, va bene? E ho comprato questo, che poi proverò. I pennellini sembrano molto morbidi, vediamo se riesco a farvi vedere uno, fittissimi, e li ho pagati appunto 30 euro, soddisfattissima, sperando che poi veramente valgano. Basta, io i miei acquisti li ho finiti. Vi ho fatto vedere tutto, vi lascio giù nell'info box i siti internet come promesso. Ci vediamo alla prossima. Ciao!